una società che funziona non ha bisogno di procomuni, o sì? Nel senso che l'individuo inizia ad associarsi e a creare un qualcosa laddove questo qualcosa non c'è. Se una società offre tutto, non c'è bisogno di dire... Beh, io nel mio modo di concepire non la società... è una provocazione. No, no, benvenga la provocazione. Io ho sempre difficoltà ad andare verso l'orizzonte e pensare all'orizzonte perfetto, all'utopia perfetta, perché ovviamente non ce n'è. Partiamo da qua, e da dove siamo, e partendo da dove siamo vedo tante manifestazioni di cooperazione sociale che si svolge in modi completamente diversi dal capitalismo. È uno dei casi molto interessante, innovativo, è il caso di Campi Aperti a Bologna. Campi Aperti è un esempio, anche i procomuni si costruiscono dal contesto, cioè non è che si creano dalla teoria, si creano dal contesto proprio in cui emergono. E questo procomune di Campi Aperti, cos'è Campi Aperti? È un'associazione di chi? Di piccolissimi produttori attorno a Bologna, che hanno deciso che il loro modo di fare agricoltura non rientra dentro né i canoni dell'agribusiness, ovviamente, perché sono piccoli produttori, né dentro i canoni del biologico, così come legiferato e concepito da parte dello Stato. Allora loro hanno costruito questa associazione e questi mercati. Ecco, il mercato, interessante questa cosa qua, la cosa che non è molto interessante è che loro hanno preso la forma mercato e l'hanno messa dentro un procomune. Non il mercato fuori dal procomune che definisce cosa c'è nel procomune, no, è il procomune che definisce cosa c'è dentro il mercato. Sono le decisioni della gente che dice come io e te, due produttori diversi, ci rapportiamo, se ci scanniamo sui prezzi o se ragioniamo, se, siccome siamo piccoli produttori, le persone che ci vengono a aiutare le paghiamo 2 euro o se gli diamo dei salari decenti. No, tutte queste misure delle cose, di come produciamo, cosa produciamo, è il valore che diamo a ciò che produciamo, tutto ciò è dentro il comune, quindi loro si riuniscono in assemblee molto regolari, decidono tutto su quello che deve essere dentro il mercato. Il mercato diventa un presidio territoriale per parlare di agroecologia, di sostenibilità, di capitalismo, di agribusiness e tutto questo. E c'è un meccanismo di tutela e difesa del reddito dei piccoli produttori che sono strozzati dalla grande distribuzione, dalla grande agribusiness. E questo è un procomune che collega tra l'altro sia il fare in comune che la lotta, perché loro sono in continua discussione con il comune per gli spazi, per avere mercato, sulle tasse, perché loro dicono ma perché noi dobbiamo pagare le tasse sull'immondizia quando noi portiamo via tutto, perché ricicliamo tutto. Quindi c'è una battaglia. Sì, sì. Una domanda, ma lo Stato, no? La forma nazione che noi abbiamo creato e all'interno della quale noi viviamo non dovrebbe essere una procomune. Ah, cioè, giusto! Mi chiedo questa cosa qua, cioè abbiamo creato un qualcosa di cui non abbiamo più il controllo e di cui cerchiamo di difenderci creando piccole associazioni, piccoli raggruppamenti, piccoli procomuni, no? Come questa. A cui decidiamo di non partecipare più, smettendo di votare. Sì, io credo che il processo di trasformazione si basi anche sulla trasformazione dello Stato nel senso di una democrazia più radicale. Dobbiamo trovare le forme per decidere le nostre vite. E che poi quando dire le nostre vite non è la nostra vita individuale, che c'è anche quella, ma per decidere i fondamenti della cooperazione sociale. Perché tutto è cooperazione sociale, qualsiasi cosa noi usiamo, noi facciamo, è cooperazione sociale. Il punto è quindi introdurre una democrazia profonda. Questo vuol dire procomunizzare lo Stato, una battaglia per una democratizzazione profonda
di tutti i livelli, le scale della nostra cooperazione sociale. Cosa fa lo Stato? Lo Stato è chiaramente assorbito dalle logiche del capitale e media poi tra quello che c'è sotto lo Stato e quello che c'è sopra lo Stato. E cosa c'è sopra lo Stato? C'è la finanza, c'è le logiche e la razionalità del capitale e c'è le logiche e la razionalità della geopolitica, cioè di quegli apparati di potere in cui ci sono degli stati che sono il vertice della piramide mondiale, una cosa complessa. Qui si parla di guerra, di rivoluzione, di sommovimenti, di mantenere il controllo sul capitalismo globale al fine di riprodurre le condizioni affinché il capitale si sviluppi e continui a perseverare nella sua riproduzione. Quando parliamo di riproduzione del capitale parliamo di una struttura concreta di controllo, gerarchia, e una gerarchia sistemica. Però nel momento in cui si creano le condizioni di autonomia e difesa di quell'autonomia, il potere, anche tutta questa complessità del potere viene ridotta e c'è una linea di conflitto, di una dualità dei poteri. Prima o poi non si arriva a uno scontro, cioè nel momento in cui diventi pericoloso per il potere, realmente pericoloso, viene usata la forza. Io credo che questo contro l'utopismo di molti che pensano e sono simpatici alla questione dei procomuni. Sì, io credo che prima o poi si arrivi allo scontro, ma questo ha a che fare anche proprio con la logica espansiva del capitalismo. Non possiamo avere dei procomuni apolitici, perché se hai dei procomuni apolitici vuol dire che non sai il mondo in cui vivi. Ci devono essere dei procomuni collegati gli uni con gli altri, politici strategici, cioè che tu vedi il mondo in cui vivi, vedi la logica acquisitiva in cui tu ti trovi. Io credo che un modello generale ci venga dato dalla lotta indigena. Sono 500 anni che è sottoposti a genocidi, a tutta una serie di orribili cose, fasi crescenti e decrescenti di lotte, di impegno, di consapevolezze, eppure sono ancora qua. E la loro forza, credo che sia basata questa forza sul fatto di riconoscersi come altro dal potere che gli viene imposto. Quindi anche le mediazioni che tu devi concedere in contesti particolari non sono solo viste magari come sconfitte, ma come momenti di una storia lunga, per cui ritieni la tua consapevolezza critica, la tua alterità, su cui poi aspetti i momenti per ricostruire. Dice, noi come possiamo mutuare questa esperienza? C'è un saggio di qualche decennio fa di Maria Rosa Dalla Costa, una femminista che negli anni 70 insieme a Selma James ha criticato l'analisi marxista perché non parlava di riproduzione, cioè si fermava alla vendita di forza lavoro senza pensare come la forza lavoro è stata riprodotta. Lei ha fatto un saggio che mi colpì molto negli anni 90, che si chiamava L'indigeno in noi, l'indigenous in us, l'indigeno in noi. E mi ha fatto molto pensare a questa cosa qua. L'indigeno in noi è la capacità di creare il mondo, il contesto in cui tu vivi, in maniera comune, e quindi mettere insieme culturalmente le forme di condivisione. Questo non vuol dire ritornare a, per carità,
con la consapevolezza di oggi, con la sensibilità di oggi, no? Cosa vuol dire comune? Però, e cosa vuol dire comune? Però lo scopriamo soltanto nel momento in cui noi ci investiamo in processi di fare il comune e riscoprire indigene e senassi. Per cui per me le lotte indigene dell'America Latina, sì, certo, ispirano, non perché quei modelli li voglio portare qui e allora facciamo come loro, no, però c'è un qualcosa di comune che secondo me dobbiamo prendere da quelle esperienze, che è esattamente, in America Latina si chiamava il Minga, cioè il Minga è il fare in comune dentro il quale poi ci confrontiamo come farla sta cosa qua. Quella è la cosa fondamentale. Lì metti in atto delle misure, delle cose, della cooperazione sociale, il cosa, il come, il quando, il come, il perché, il chi fa, eccetera, che sono basate su dei valori particolari che metti lì nel campo e le metti in discussione. Sì, e hai il potere di fare. E hai il potere di fare. Quindi modalità del procomune, cioè del fare insieme, come diventare una questione politica, di cambiamento politico del mondo. La questione politica è, cioè, che ovviamente c'è bisogno di un momento ricompositivo, trovare il modo di legare la lotta sistemica alla creazione di nuove modalità della cooperazione sociale.